Ti aspetti una Vigor Lamezia rassegnata, ti trovi di fronte a una squadra agguerrita e combattiva, quasi si giocasse la finale della Coppa del Mondo. Al Di Ippolito e Biancoverdi, già retrocessi in eccellenza, mettono sotto la Vibonese, bloccando i rossoblù in quinta piazza. A sorprendere la squadra di Gaetano Di Maria e la Viola Medino. A razzo, Umbaca e Fioretti sono delle spine nel fianco. Il primo spreca al 17esimo, il secondo gonfia la rete al 23esimo su assist dello stesso Umbaca. È il decimo centro stagionale per l'attaccante biancoverde. Vigor che sfiora il raddoppio poco dopo con l'incornata ancora di un imprendibile Umbaca e con una ripartenza sprecata da Lutta. Nel mezzo la botta di testa di Cosenza parata in tuffo da Fazzino, decisivo in uscita sul gong del primo tempo su Allegretti. Nella ripresa dentro da Dalt, fuori Paviglianiti tra rossoblù, l'italo argentino dà una marcia in più alla Vibonese che alla 14esimo ristabilisce gli equilibri. Sull'asse Allegretti, scapellato e Garat. Due giri d'orologio più tardi, chance clamorosa per gli ospiti con Allegretti che salta un avversario ma tu per tu con Fazzino calcio al lato. Al 37esimo ci prova anche Crucitti con la specialità della casa, ma Fazzino risponde ancora presente. Complimenti alla Vigor che saluta con una grande prestazione la Serie D. Buona la Vibonese versione secondo tempo. I rossoblù chiudono però quinti. Domenica prossima sarà sfida playoff contro la Frattese. Alessio Bonpasso per la CNews 24.